La LGS di San Nicola di Melfi, impresa subappaltatrice della Citrail nel settore automobilistico, ha raggiunto un importante accordo con i sindacati che prevede la proroga per un anno degli ammortizzatori sociali, scongiurando così licenziamenti per i 30 dipendenti coinvolti. La decisione arriva dopo un confronto produttivo tra le parti in seguito all'annuncio da parte dell'azienda dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. L'accordo è stato facilitato da un emendamento regionale che assicura all'azienda il 20% delle da un nuovo piccolo incarico ricevuto dalla CITRAIL, consentendo ai lavoratori non solo di mantenere il proprio sostegno al reddito, ma anche di restare inseriti nel processo di transizione verso le nuove tecnologie automobilistiche, in particolare dal motore termico al motore elettrico. I sindacati Wilm e Fismich, soddisfatti dell'esito, puntano ora ad ottenere ulteriori garanzie industriali per il sito di San Nicola di Melfi in vista del prossimo incontro con Stellantis, programmato per il 2 di aprile, al Ministero dell'industria del Made in Italy. L'obiettivo è assicurare l'occupazione attraverso la diversificazione produttiva, sfruttando anche le opportunità offerte dagli strumenti per le aree di crisi complessa.